Conferenza stampa in CGIL a Livorno sulla questione decreto appalti. Nelle scorse settimane in Senato è stato approvato il testo che prevede importanti integrazioni, ma al tempo stesso introduce la discrezionalità sulla clausola sociale, che impone vincoli per promuovere la stabilità occupazionale e retributiva dei lavoratori. Flaviano Bardocci, FICAMS CGIL, nel territorio livornese possiamo dire che questo sistema, quello degli appalti, coinvolge circa 6.000 lavoratori, quindi un numero importante. Come vi state muovendo le vostre richieste in merito e anche iniziative dei prossimi giorni? Sì, il sistema degli appalti pubblici appunto coinvolge 6.000 lavoratori che a vario titolo prestano servizi appunto in appalti della pubblica amministrazione. La clausola sociale indebolisce il potere contrattuale di questi lavoratori e lo indebolisce proprio a livello di tenuta sia occupazionale che retributiva. Noi non possiamo accettare questa posizione e non possiamo permettere un arretramento di 6 anni rispetto alla normativa attuale. Quindi abbiamo un presidio lunedì dalle 10 a mezzogiorno, a cui invitiamo anche tutta la popolazione sotto la prefettura e con incontro col prefetto, in cui presenteremo anche l'emendamento presentato alla Camera per la modifica del testo di legge a tutela di tutti quei lavoratori che si trovano sempre a lavorare in una condizione di difesa, una condizione di non tranquillità. Quindi il mondo degli appalti non può essere un mondo di precarietà, ma il mondo degli appalti pubblici deve essere un mondo di sicurezza.